Ciao ragazze, eccomi ritornata. Alcuni di voi mi hanno scritto su Instagram sul perché non facessi video. È che semplicemente sono stata molto raffreddata, sono ancora un po' a tappatella e quindi mi pareva brutto fare video dove facevo tossivo, eccetera. Quindi succederà comunque durante questo video, perdonatemi. Però sono appena tornata dal fare la spesa, devo ancora sistemarla. E se mi seguite su Instagram, credo di averlo detto, sono andata dal nutrizionista, non vi ho più fatto sapere niente. E sono andata da un nutrizionista sportivo che mi ha consigliato la mia insegnante istruttrice di pole dance e calisthenics, perché è sempre la stessa. E praticamente niente, ho deciso di iniziare questo percorso, che cosa che io non ho mai fatto perché sono sempre andata da dietologi, quindi effettivamente non ho una dieta, ma ho delle linee guida da seguire. Non entrerò nello specifico, insomma, perché sapete, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha bisogno di cose diverse. Ho una voce terribile, lo capisco, mi sento mentre parlo ed è terribile. Però ecco, ho iniziato a organizzarmi un po' per la spesa. Praticamente dovrò fare questi 14 giorni, poi ho un altro controllo, oltre a fare tutte le analisi del caso, che mi ha già elencato, quindi devo solo andarmene a far segnare dal medico. E praticamente questi 15 giorni, che saranno i 15 giorni, da quello che ho capito, un po' più duri. Io ancora non ho iniziato per bene, perché mi ha mandato un sacco di dispense e di slide da leggere, che erano molto, perlomeno per me che non sono abituata, un po' complicate da elaborare. Quindi le sto piano piano elaborando e sto intanto comprando le robe che mi serviranno per mangiare. Praticamente, da quello che ho capito, saranno 15 giorni senza carboidrati. E quindi sono andata a fare la spesa con l'elenco delle cose che ci ha suggerito lui. Allora, solitamente adesso non vedrete molta frutta e verdura, semplicemente perché devo andare da nonna. Io di solito la frutta e la verdura la prendo là, a meno che non abbia niente, allora vado al supermercato o dipende, insomma, dove mi capita. E quindi ho preso qualcosina, però adesso voglio passare prima da nonna a vedere se ha qualcosa di proprio di suo, dell'orto, quindi è proprio più buono. Nel mentre la prima spesa è quella di Conad, ho anche lo scontrino così vi dico i prezzi. Se vi va, magari voi che siete un po' più esperti di me, quando vedrete quello che compro, magari se vi va di dirmi se ci sono dei supermercati, dei discount, insomma, quello che volete, dove costano un pochino meno, perché ho speso veramente tanto. Allora, ho preso un saccoccio, una busta enorme di cicoria, che è del Lazio. Questa io non l'ho mai cucinata, mi piace tantissimo, ma non l'ho mai cucinata, pensate. Quindi questa stasera me la faccio. E queste sono 500 grammi e venivano 2 euro e qualcosa, mi pare. 2,29 euro. Poi ho preso anche una bustina di rucola. Questa credo di mangiarla domani a pranzo, che sono 125 grammi, questa è proprio del Conad. E veniva 1,69, no, 1,40. 49, perché c'hanno 20 centesimi di sconto. Wow. Poi ho preso un po' di limoni, perché già non all'albero, però adesso mi pare di non averli visti. Poi se vedo che ce li prendo lì. Questi sono 4 limoni del Conad. Sì, praticamente perché devo fare la mattina appena mi sveglio un bicchiere d'acqua caldo, diciamo, sì, non bollente, con mezzo limone spremuto, e anche un altro bicchiere la sera, mezz'ora dopo cena. Quindi li ho presi così, con un limone ci faccio un giorno, quindi per qualche giorno sto a posto. Quindi questi erano quanti? 700 grammi e li ho pagati 2,38 euro. Io non so neanche se è tanto o poco, capite proprio a che livelli sto, per questo dico che ho bisogno del vostro aiuto. Poi ho preso per fare colazione, perché la colazione ho varie alternative, sia quella salata, che però non ho ancora preso niente perché non ho trovato quello che mi serve, e quella dolce è con lo yogurt o frutta. Lo yogurt ve lo faccio vedere dopo, oppure il porridge. Io non l'ho mai mangiato il porridge, mi è sempre incuriosito, se devo essere sincera. Quindi ho preso i fiocchi di avena biologici, questi sono proprio del Conad. Questi sono 350 grammi e venivano 1,49 euro. Quindi li proverò a fare, poi magari vi tengo aggiornati su Instagram se mi piace o meno, perché spero che mi piaccia più che altro. E poi, tra le cose consigliate per mangiare, appunto, chi è Princess, ok? C'era questa qui che io non avevo neanche mai visto e sinceramente tuttora non ho ben capito cos'è, che è il tempeh vegetale, che credo sia una sorta di soia italiana, che posso mangiare una volta a settimana. Io non ho neanche mai assaggiato il tofu, pensate, quindi proprio cose nuove per me. E questo dice che è adatto a una dieta vegana, che può essere utilizzato a fettino, a cubetti, stufato o fritto. Fritto non lo farò naturalmente. Servito con salsa di soia in sandwich, oppure aggiunto alle zuppe e ai condimenti. Io pensavo sì, no, Raja, no. E io non so bene, no, no, Raja. Saluta.
ciao. Stai crescendo troppo. E questo credo che lo userò, non lo so bene come, quindi mi devo studiare qualche ricetta. Questo l'ho pagato un po', e l'ho pagato 2,99 euro, e quindi fatemi sapere un po'. Ah, ecco, dice, ha un sapore che ricorda le note di gusto di noci e funghi. Perfetto, a me i funghi non mi piacciono, non l'avevo letta sta roba. Quindi va bene, lo scopriremo. Se avrete qualche ricetta o qualche consiglio su dove comprarlo, anche un pochino più economico, aspetto i vostri commenti. E poi dal Conad ho preso anche questo qui, perché tra gli yogurt che posso mangiare c'è anche questo qua, che è il Soya San Bifidus. Ho preso questo naturale con cocco, perché nella lista posso mangiare questo qui appunto con il cocco. E l'ho pagato 1,79, però c'era quello naturale che io però ho già preso al Carrefour. Sapendolo prima, cioè l'avrei saputo prima, l'avrei preso al Carrefour, al Conad, perché costavano meno. E comunque stanno in offerta se vi interessano. Non questo al cocco, ma altri gusti, sì. Gatto. No. Vabbè, quindi poi non l'ho neanche mai assaggiato, quindi boh, non so neanche se mi piace. Ho preso un po' di robe varie in modo da capire poi effettivamente quello che mi piace o non mi piace. Passiamo al Carrefour. Al Carrefour ho preso, ci dovrei avere lo scontino anche qua, sì. E allora ho preso un altro appunto Soya San bianco però naturale, e questo l'ho pagato 1,89 euro. Praticamente al Carrefour costa 1,79, vabbè, 1,80, cioè 1,89 al Carrefour e 1,79 al Conad, quindi in caso lo prenderemo al Conad, ricordiamocelo. Poi ho preso un questo bello grosso che è della Faye 0%, questo è quello, ho preso quello greco. Sì, ricetta greca, ok. E quindi questo lo potevo mangiare sempre per la colazione. E quindi, ok, questo è, scusate, non vi ho detto da quanto è. 500 grammi e l'ho pagato. Questo è il... Non lo so, perfetto. Poi ho preso un... questo qui, il latte di avena dell'Alpro, perché appunto per farci il porridge. Volevo curare le mandorle, però c'era scritto di non... di non prendere quello zuccherato, e quello che ho visto io c'erano tutti gli zuccheri, quindi non l'ho preso. E questo qua, drink avena, 2,69 euro, e sono un litro, quindi ok. Poi ho preso sempre di queste cose che non ho mai mangiato, il Quorn vegetariano a cubetti, che è alto contenuto di proteine e basso contenuto di grassi, che sembra appunto abbastanza decente a vederlo. E non so neanche cos'è. Vabbè, l'ho fatto in padella, penso che lo farò con le verdure questo, non so bene quali, tipo con le zucchine, ho pensato una cosa del genere, però niente, c'ho sto gatto che lo dovrò legare. Poi ho preso due barattoni di spezie, lo zenzero in polvere da mettere nell'acqua, ha detto proprio uno spruzzino, quindi non mi andava di prendere la radice che si rovina, e poi l'origano in foglie, sempre per insaporire un pochino i piatti, e li ho pagati... lo zenzero 3,35 e l'origano 1,69. E poi l'ultima cosa che ho preso, questa credo la mangerò stasera, volevo farmi questa, cioè questo, vabbè, questo lo apro, e la cicoria, credo che quella sarà la mia cena. E questo è un salmone grigliato rio mare al naturale, questo c'era scritto che potevo mangiarlo, e niente, quindi sentiamo un po' com'è. Questo credo vada aperto e mangiato così, io non le ho mai mangiate queste robe. Provola al naturale accompagnato da un contorno delicato di verdure miste e lessate, condite con sale e pepe, un filo d'olio d'extravergine d'oliva. Sì, sai che farò così. E niente ragazzi, quindi questa è la mia spesa, un po' diversa dal solito. Voi naturalmente sapete dove comprare queste cose anche a prezzi un po' più economici, fatemi sapere. E niente, se avete anche qualche ricetta con il tempe, il cuorne o robe così, che non so, non ho ancora capito cosa sono, fatemi sapere. Vi mando un bacio e al prossimo video.